pareggio che vale una vittoria per il Compiano che ieri sera nel recupero infrasettimanale ha saputo tenere testa alla capolista Collecchio chiudendo l'incontro sul punteggio di 1-1. Un punto in classifica che ridà forza al gruppo di mister Chiolerio pronto a dare battaglia nei prossimi incontri per lasciarsi alle spalle la zona bassa e buia della classifica. E questo già a partire da domenica, quando la squadra andrà sul campo del Tizzano alla ricerca di bel gioco, risultato e punti, a discapito di una formazione che, sulla carta, la precede di un solo punto in classifica, 18-17, ed attualmente terz'ultima. Il pareggio di ieri è stato accolto con gioia dal Bardi, che lotta per riconquistare la prima posizione in classifica e che, dopo la bella vittoria di sabato a spese dell'Emignano per 3-1, ci crede sempre di più. La prova del 9 potrebbe essere già domenica, quando le due dirette avversarie si scontreranno, ed è proprio il caso di dirlo, in casa del Collecchio. In palio il primo posto della seconda categoria e forse una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. Ancora in salita invece il percorso del Borgo Taro, che dopo l'ennesima sconfitta 3-2 con l'Audace, domenica proverà a fare punti fuori casa con lo Skanderberg, reduce a sua volta da una cocente sconfitta per mano del Solignano, che lo ha umiliato senza replica per 4-0. Il Solignano, in lotta anche lui per i primi posti, sta disputando un ottimo campionato e domenica giungerà sul campo del Torrile San Polo, deciso a portare a casa altri 3 punti preziosi. Infine la Ghiarese, vincente sabato sulla Calestanese per 2-1, ospiterà in casa il Felino. La parola d'ordine per la Valtarese in promozione è punti. Dopo l'incontro chiuso a reti inviolate con il Fontana, ora la squadra della Valtaro, penultima in classifica a quota 28, deve assolutamente cercare la vittoria contro la Castellana per evitare le pericolose sabbie mobili sempre troppo vicine. Discorso salvezza in bilico sempre di più anche per il Bedonia, che non riesce proprio a migliorare le sue prestazioni. Dopo un'altra, l'ennesima battuta d'arresto 2-1 per mano del Rottofreno, la squadra resta relegata all'ultima posizione nella classifica di prima categoria con soli 19 punti all'attivo e cercherà di vincere l'incontro in programma per domenica in casa con il San Secondo. Infine in terza categoria poca emozione per il Valgotra, che ha chiuso l'incontro di sabato con il Mercury sul risultato di 0-0. Un campionato interessante quello che la squadra di Alvaretto sta disputando e che domenica potrebbe mettere nuovo fieno in cascina andando a vincere in casa del Fraore.